Buon pomeriggio a tutte e tutti, bentrovati a tutti coloro che sono collegati per questa iniziativa per ricordare Luciano Guerzoni. Nei tempi incerti, nei cambi d'epoca, la morte di un maestro, di un punto di riferimento è più pesante del solito. Ovviamente lo è per la sua famiglia, ma lo è anche socialmente per quanti da molto tempo hanno scorto in lui, in questo caso, una delle poche certezze, un punto di riferimento, un'ancora, una bussola. Ed è capitato così qualche mese fa, quando è morto Luciano Guerzoni. Noi sapevamo dei suoi problemi di salute, ma in realtà la morte ci ha colpito, e ci ha colpito soprattutto perché l'ha trovato pienamente indaffarato nelle sue imprese e nei suoi sogni. E allora, insieme alle fondazioni alle quali ha dato vita, la Fondazione Collegio San Carlo, la Fondazione Ermanno Gorieri e la Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani, che io presiedo, abbiamo pensato di fornire un primo convegno, un primo contributo che vogliamo intendere come un segno di riconoscimento e di riconoscenza pubblico per una persona speciale, per una figura chiave del cattolicesimo post-conciliare, per un uomo che ha saputo interpretare con competenza, intelligenza e sensibilità istanze di rinnovamento sociale sul versante politico, sul versante ecclesiale, appunto sul versante sociale, di una lunga stagione di riforma. Da questo punto di vista, come sappiamo, Luciano è stato un punto di riferimento nazionale e quindi non soltanto locale. E come dicevo, questa vorrebbe essere una prima puntata per riprendere i suoi temi. Io oggi sono andato a rovistare tra i materiali d'epoca e ho trovato questa rivista Bozze 78, e la voglio citare perché così è stata anche con i convegni che ha proposto, uno proprio a Modena, uno dei punti di riferimento della mia fondazione. In questo numero c'è un articolo di Luciano, non lo riprendo, ma riprendo come viene presentato, perché questa è la motivazione del contenuto di questo convegno. Luciano Guerzoni insegna diritto ecclesiastico nell'Università di Modena. I suoi studi riguardano prevalentemente la posizione dello Stato moderno verso il fenomeno religioso, con particolare riferimento alla figura dello Stato laico. Ecco allora il motivo del tema di oggi pomeriggio. Il convegno è stato organizzato, come dicevo, dalle tre fondazioni: Fondazione Collegio San Carlo, Fondazione Ermanno Gorieri per gli studi sociali, che presiedeva, e la Fondazione Pietro Lombardini per gli studi ebraico-cristiani. Abbiamo il patrocinio del Comune di Modena e dell'Università di Modena e Reggio Emilia, e ci teniamo l'adesione di tutta una serie di rete, non completa ma comunque significativa, di relazioni intessute quotidianamente da Luciano: il Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari, la Comunità Cristiana di Base del Villaggio Artigiano, la Comunità Deoniana di Modena, la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, la Fondazione SIAS di Modena e la Parrocchia della BVA, della Beata Vergine Addolorata, ovviamente di Modena. E io ho finito questa introduzione, e per i saluti, con molto piacere, ringraziandolo anche per la sua salute in questo momento un po' problematica, e lo ringraziamo di cuore anche per questo, do la parola al sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli. Grazie, buon pomeriggio a tutti voi e tutte voi. Grazie per l'invito, grazie Brunetto per le parole che hai già speso, che sono parole vere, profonde, di sentimenti. Grazie naturalmente per l'invito a svolgere questi saluti iniziali di questo pomeriggio di lavoro di approfondimento. Siamo connessi con le tecnologie, il virus non ci consente ancora di ritrovarci, e penso che oggi il tema del ritrovarci sarà uno degli elementi di riflessione profonda, perché dopo il Covid molte cose
stanno cambiando, sono cambiate, cambieranno. Dobbiamo costruire una nuova normalità molto complicata. Ho voluto portare questo saluto, nonostante anch'io sia stato colpito dal Covid e abbia capito com'è subdolo, nonostante l'applicazione massima delle regole, nonostante i comportamenti, nonostante l'impianto regolativo nell'amministrazione e nelle relazioni. Ma insomma, è davvero subdolo, difficile, penetrante, con queste varianti che complicano la vita, una volta è brasiliana, una volta inglese, una volta indiana, non si sa, ma il risultato finale è che fa diventare, come dico io scherzando, degli stracci. Questa è la cosa più complicata. Ma al di là del piccolo sorriso, la sofferenza è tanta. Davvero ringrazio gli organizzatori perché è un appuntamento necessario, di valore, con persone e personalità di qualità. Credo che non si sarebbe potuto trovare una cornice migliore per ricordare Luciano Guerzoni se non inserendolo dentro a ciò che è avvenuto in Italia nella seconda parte del Novecento, per arrivare, e poi lo citerò, a cosa è accaduto in questi giorni, perché c'è sempre un percorso purtroppo lungo nel tempo di maturazione delle cose. E soprattutto, come è stato ricordato, a partire dal concilio rispetto all'impegno politico dei cattolici. Allora credo che sia stato corretto che la Fondazione San Carlo, che Luciano presiedette negli anni Ottanta, la Fondazione Ermanno Gorieri, che Luciano ha presieduto della sua costituzione, la Fondazione Pietro Lombardini, che tu, Brunetto, stai portando avanti con grande spessore, insomma, si siano impegnate per sviluppare, ringraziare e chiamare relatori di altissima qualità, e credo che quello che sta accadendo è per me importante, perché mai come in questo momento abbiamo bisogno di trovare le condizioni di riflessione. Credo che Alberto Meloni possa aiutarci insieme a Altini per riuscire a ragionare poi con Giovanna Guerzoni. Insomma, credo che oggi il tema è ricordare Luciano, ma è anche mettere la testa in una dimensione di prospettiva, perché abbiamo la necessità di ragionare sui valori culturali, scientifici, sociali, della sua vita dedicata all'impegno civile e politico, Gorieri, lui, tanti che hanno voluto mettere la passione dentro alla comunità. Io credo che questo sia un elemento che dobbiamo in qualche modo contribuire a far ritrovare, perché oggi bisogna ritrovare la passione dentro la comunità per quel bene comune che si sta allontanando dai territori. E allora mettere al centro Luciano Guerzoni credo che sia importante, perché lui ha tenuto al centro la comunità, la contaminazione delle culture e delle tradizioni, il tema dell'uguaglianza o dell'eguaglianza, che erano elementi importanti di riflessione. Quindi non credo proprio che sia sbagliato fare oggi una riflessione partendo proprio dall'uguaglianza, e lo voglio citare perché l'ho detto prima: pochi giorni fa il Parlamento ha approvato una riforma storica per il nostro paese, l'assegno unico e universale per i figli. Si tratta di uno strumento concreto che io spero contribuirà a rinnovare profondamente il nostro sistema di welfare, cercando di tenere connessi comunque i territori, perché questo credo che sia l'elemento che deve essere garantito per rafforzare quel welfare di tenuta che per noi è estremamente importante. A Modena, come in Italia, stiamo pagando dei prezzi molto alti di denatalità e di disuguaglianza, quindi c'è un tema di radici, c'è un tema di percorso, e se tutto questo è avvenuto probabilmente lo dobbiamo anche a ciò che si è maturato su questo territorio, al pensiero di Ermanno, di Luciano e di tanti altri che hanno portato anche a elaborare dei documenti, che ha portato nel tempo. Purtroppo sono arrivati troppo lunghi questi, ma meglio tardi che mai. E quindi io l'ho ripreso anche giovedì in Consiglio Comunale, durante l'informazione del Covid, e ho ricordato come quel programma dell'Ulivo del 2000, avevo tenuto una brochure del 2004, che è stata rilanciata anche nei giorni scorsi, no? Che avevano questi elementi che erano profondissimi, poi ci si dimentica lungo il tempo, ma poi ci si ritrova, e oggi è il tempo, credo, proprio come messaggio, di ritrovare il senso della comunità.
insieme sei più forti, questo è un messaggio vero e attuale e credo che Luciano l'abbia sempre dimostrato. Di fronte a ciò che sta avvenendo oggi c'è bisogno di rinsaldare i bulloni di una comunità. Lo dico a Modena, dove le cose, semmai rispetto ad altri territori, stanno funzionando meglio perché ancora c'è un lavoro prezioso, ci sono imprese preziose, c'è una comunità con volontari preziosi, insomma ci sono tra virgolette delle preziosità molto alte. Però oggi il divario è alto, i sondaggi sulle sicurezze, la cultura delle difficoltà sempre più profonde, il tema delle disuguaglianze che non sono più solo economiche e sociali, ma sono di genere, di generazione, sono tecnologiche, sono ambientali, sono per certi aspetti anche di libertà, perché oggi il Covid ha messo anche in discussione alcuni principi che forse anni fa non avremmo forse mai accettato e che oggi sono stati messi al centro per trovare le condizioni di risposte possibili a qualcosa di incerto e di impossibile. Quindi quella forbice della complessità è una forbice che stiamo toccando con mano e abbiamo bisogno di reagire, ma per farlo non possiamo soltanto ragionare, come spesso sento, di continuare ad indebitare, ma noi dobbiamo provare ad investire e a cambiare la rotta, perché se no la mia Emma, ogni tanto io quando guardo mia figlia che ha 9 anni dico ma quanto si incavolerà a sapere che l'unica cosa che stiamo facendo li mettiamo sul groppone dei debiti. E se non facciamo un disegno invece di prospettiva, un disegno che rilanci anche un indebitamento ma per creare nuove opportunità vere e per abbassare quell'indebitamento di prospettiva, non può essere che noi dobbiamo proteggere tutti e proteggerlo come in passato, dobbiamo ritrovare un senso di priorità a partire da un nuovo patto con i giovani, sennò tutto diventa più complicato. E dentro in questo impianto ci sta il ruolo dell'istruzione, dell'istituzione universitaria, della ricerca, per ragionare sul futuro dei nostri giovani. Noi stiamo provando nel nostro piccolo a fare anche una riflessione con i giovani, ma parliamo dei giovani, ma li vogliamo coinvolgere, li stiamo coinvolgendo, perché poi parlare degli altri è sempre complicato, e invece farlo insieme agli altri è difficile, ma necessario. Allora, bisogna che andiamo in questa direzione, bisogna che cerchiamo di trovare gli spazi di manovra perché il dopo Covid possa aiutarci a fare un salto di qualità, prendendo gli studi, le esperienze, per trovare il senso della memoria, ma per ricostruire una dimensione di impegno in politica che guardi non solo alla rappresentanza o alla testimonianza, ma che guardi a qualcosa di più robusto e concreto, utilizzando sì il nostro sapere, ma utilizzare anche il nostro essere, le nostre capacità di relazioni, oggi con le tecnologie, domani ancora con l'abbraccio, ma dobbiamo provare a ricostruire e soprattutto a ridare un disegno al nostro paese per non abbandonare i territori. Io sento una cosa e chiudo, io come sindaco sento la lontananza delle istituzioni nazionali rispetto ai territori, sempre di più. Qualcuno mi diceva che Conte era lontano, io vi dico tranquillamente che anche Draghi è lontano. Rispetto al rapporto del bilancio con i comuni, rispetto alle relazioni, la fatica per avere qualche risorsa per gli ultimi, le difficoltà che ci sono. Quindi la partita è molto molto complicata e oggi le sfide sono per tenere i territori nuovamente al centro, per garantire la salute, per garantire la difesa degli aspetti di democrazia che io credo siano stati intaccati. Gli Stati Uniti hanno insegnato che c'è qualcosa di profondo. Io quando ho visto quel reggiano modenese vestito da sciamano mi sono impressionato, perché so cosa c'è dietro quella figura, so cosa c'è dietro a quel movimento che rappresenta anche un pezzo della politica più cattiva del nostro paese. So perché la legalità è fondamentale, dietro quelle persone c'è un pezzo anche di difficoltà della legalità, per essere elegante, visto che siamo un convegno pubblico. E quindi da questo punto di vista dobbiamo fare uno sforzo
enorme sui temi dell'ambiente e dei nostri ecosistemi, di sostenibilità delle risorse, sull'accoglienza e l'immigrazione. Se noi perdiamo il senso, io vi registro le difficoltà che noi abbiamo, noi facciamo fatica a fare un nuovo piano per i nomadi, perché la gente non ne vuole parlare e noi dobbiamo fare lo sforzo per farne, e metterlo al centro, per farne parlare. Perché se alla fine gli altri vengono isolati, non facciamo una comunità vera, ma facciamo una comunità finta, dove gli egoismi sono al centro di ogni strategia e dove la giustizia sociale sparisce. E allora buttiamo per aria anche il lavoro di persone straordinarie come Luciano, buttiamo per aria un pezzo del nostro essere, dei nostri valori, delle nostre profondità. E questo non lo dobbiamo fare. Allora, da questo punto di vista, io credo che noi siamo un territorio, una grande realtà, ma una parte piccola, però la grande sfida c'è, e se non partiamo dai territori non andiamo da nessuna parte. Ecco perché una delle ultime volte che ho incontrato Luciano, purtroppo l'ho incontrato in ospedale, perché stavo facendo una delle sue cure e io avevo mia moglie Alessandra ricoverata. E nonostante quella sua cura, nonostante tutto, in quel momento abbiamo parlato d'altro. Mi ha detto che stava facendo, che tutto sommato le cose andavano avanti, ma abbiamo parlato d'altro. Abbiamo parlato delle difficoltà, abbiamo preso atto dei grandi problemi, ma aveva ancora la testa in una visione. E questo credo che sia grande il suo lascito, che è un lascito di prospettiva, non è un lascito dello ieri, ma per costruire insieme un nostro domani, il domani di Emma e il domani dei nostri figli. E questa è la sfida che dobbiamo portare avanti. Per questo vi ringrazio per il contributo che darete anche oggi tutti insieme. Grazie, grazie mille. Sindaco Mozzarelli, devo dire che sono i tipici saluti non rituali, veramente la passione civile da una parte e la direzione, la prospettiva che ci ha aperto ricordando Luciano, ma calandolo nell'oggi e soprattutto nel futuro, è esattamente lo spirito con cui abbiamo inteso organizzare questa iniziativa. Grazie davvero e auguri anche per la salute, ma anche per la comunità che rappresenta qui. E adesso entriamo nel vivo dei nostri lavori. Intanto saluto, vedo la dottoressa Giovanna Guerzoni, siamo molto lieti che sia qui, lei chiuderà questo pomeriggio. E entriamo però nel vivo dei nostri lavori, che saranno guidati da Carlo Altini. Carlo Altini fa parte sia della Fondazione San Carlo, che dirige, sia della Fondazione Pietro Lombardini, è un membro del comitato scientifico e poi insegna a Unimore, che dialogherà con il professor Alberto Melloni, che è di Unimore, pure storico del cristianesimo ed è direttore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII, alla quale Luciano ha collaborato fino all'ultimo. Grazie mille di essere qui, vi cedo la parola. Il tema, lo sapete, è i cattolici e la politica nell'Italia del secondo Novecento, un tema carissimo a Luciano Guerzoni. Un'iniziativa questa a cui stiamo partecipando, che da un lato naturalmente è triste, perché ci ricorda un lutto, una mancanza, un'assenza. Dall'altro però appunto il tentativo che abbiamo fatto tutti insieme, coloro che hanno partecipato all'organizzazione di questa iniziativa, ma condivisa appunto, voglio dire, con Alberto Melloni, con Giovanna Guerzoni, con tutti, insomma, ecco, coloro che stanno partecipando davanti le quinte, ma anche dietro le quinte, diciamo così, è stata quella di cercare di non strutturare un evento solamente commemorativo, ma appunto, come già diceva anche il sindaco pochi minuti fa, provare a costruire uno sguardo in avanti. Naturalmente questo non significa dimenticarci del passato, dimenticarci della storia, tutt'altro. Non possiamo costruire nessun futuro, a mio parere, se non guardiamo a ciò che siamo stati.
Ecco, allora da questo punto di vista abbiamo cercato di capire quali erano stati i punti cardine che, su cui Luciano Guerzoni aveva in qualche modo strutturato la sua intera carriera accademica, politica, civile, direi. E per questo abbiamo individuato appunto il rapporto tra il ruolo, diciamo, dei cattolici nella politica italiana nel secondo dopoguerra, perché ci sembrava uno degli elementi fondamentali su cui Luciano Guerzoni aveva speso la sua intera vita. Ed è un tema che credo in qualche modo riguardi anche la nostra politica attuale. Ora, naturalmente, abbiamo emergenze diverse, abbiamo emergenze legate al Covid, emergenze economiche, sociali, politiche, culturali, scolastiche, che probabilmente ci annebbiano un po', no? Diciamo, la vista di lungo periodo. Ma naturalmente questo è un tema fondamentale, perché sappiamo che nella cosiddetta seconda, terza repubblica, no? In tutte queste, diciamo, rivoluzioni che si sono verificate nella politica italiana a partire dai primi anni 90, il ruolo dei cattolici è cambiato molto all'interno della politica. Ecco allora che ci sembrava utile riprendere in mano questa storia, ovviamente in modo breve, nel tempo di una conferenza online, quindi chiaramente con dei tempi limitati, ci sembrava utile riprendere questa storia, non, ripeto, per fare un'erudizione archivistica, non per fare una semplice commemorazione della figura di Luciano Guerzoni, ma per riflettere su alcuni elementi che credo potranno essere utili anche per il nostro prossimo futuro. Ecco allora che, molto brevemente, il mio ruolo è quello di offrire, diciamo, alcuni elementi di riflessione, soprattutto a Alberto Melloni, che è molto più esperto di me su questi temi, e cercherò di farlo davvero in pochissimi minuti, così da offrire ad Alberto la possibilità di parlare in modo più disteso. Una cosa anche qui mi preme sottolineare, cioè che parlare del ruolo dei cattolici nella politica italiana del secondo Novecento, all'interno appunto della quale Luciano Guerzoni è stato protagonista, significa affrontare un periodo molto complesso, ma allo stesso tempo connotato da alcune indiscutibili peculiarità che lo distinguono da ciò che c'era prima e da ciò che è venuto dopo. Ecco, allora, senza fare una storia di lungo periodo, ovviamente sarebbe impossibile farlo in questo breve tempo, credo che per comprendere questa complessità, questa pluralità del secondo Novecento italiano, sia necessario ricordare le enormi differenze con i due grandi quadri storici precedenti, che qui appunto provo a accennare in modo sommario. Il primo grande quadro storico è specularmente opposto a quello che è in discussione qui stasera, cioè il secondo Novecento. Mi riferisco, ed è sufficiente ricordare, il non expedit del 1868, la disposizione della Santa Sede con la quale si dichiarò non conveniente che i cattolici italiani partecipassero alla vita politica, per comprendere appunto quanto fosse problematico il rapporto tra cattolicesimo e politica nazionale tra metà 800 e inizio 900. Questa disposizione, sappiamo tutti, metteva a fuoco un atteggiamento ostativo emerso nelle gerarchie ecclesiastiche fin dal 1861 e che successivamente verrà ribadito con numerose pronunce negli anni 70 e 80. Nonostante però non expedit, no? Diciamo, fosse stato piano piano sciolto, no? Un atteggiamento più morbido, quindi ci fossero stati alcuni importanti segnali di distensione, il non expedit viene ufficialmente archiviato solo nel 1919 per mano di Papa Benedetto XV. Qui allora appunto possiamo ricordare il secondo grande quadro storico a cui ho fatto brevemente riferimento all'inizio. Come potete capire, sono solo sollecitazioni superficiali quelle che offro, ma per inquadrare, ecco, il tema generale all'interno del quale si pensava di lavorare stasera. Ecco, la decadenza del non expedit, appunto, ed è questo il secondo grande quadro storico, permette la nascita del Partito Popolare Italiano, fondato sempre nel 1919 da Don Luigi Sturzo e da altri cattolici impegnati in politica, quali Giovanni Bertini, Achille Grandi, Angelo Mauri e altri che sarebbe troppo lungo ricordare. Ecco, allora, ispirata alla dottrina sociale della Chiesa, il Partito Popolare Italiano rappresenta per i cattolici il ritorno organizzato alla vita politica attiva dopo lunghi decenni di assenza. Questo ritorno però, come sappiamo, fu breve, visto che il Partito Popolare Italiano, come gli altri partiti, furono sciolti dal fascismo nel 1926. Ciò che allora proseguì di questa politica attiva dei cattolici fu un'attività sotterranea, che riemerse prepotentemente a partire dal 1943 con le note drammatiche vicende legate alla Liberazione. Ecco, allora, rispetto a questi due grandi quadri storici, che ripeto,
potuto solo schematicamente ricordare. Molto diverso il contesto che si apre dopo la seconda della fine, dopo la fine della seconda guerra mondiale, e che per quasi 50 anni vede ruotare il panorama politico italiano intorno al Partito dei Cattolici, la Democrazia Cristiana, che mantiene, come sappiamo, la maggioranza relativa nel paese. Ecco, allora, numerose sarebbero le questioni che potremmo porre per parlare del ruolo dei cattolici nella politica italiana del dopoguerra nella seconda metà del Novecento, a partire, voglio dire, dalla più importante di questa, forse, cioè il ruolo nell'Assemblea Costituente, no? Ma appunto, lascio la parola in questo caso a Alberto Melloni, che è tra i maggiori esperti di questi temi. Oggi gli proporrò solo due o tre domande, vediamo anche il tempo che avremo a disposizione, solo come abbrivio per una presentazione più ampia, che appunto naturalmente non potrà che essere parziale, per è impossibile rappresentare, diciamo, 50 anni di storia italiana in un'ora e mezzo di tempo. Ecco, allora, la prima domanda, la prima questione, diciamo, che voglio porre sul tappeto e che lascio poi naturalmente trattare ad Alberto, parto da una constatazione relativa agli anni subito successivi al secondo conflitto mondiale. Si nota infatti che appunto all'interno del cattolicesimo politico italiano emergono due tendenze apparentemente contrastanti. Da un lato abbiamo la spinta incoraggiata dai vertici della Chiesa verso la formazione di un partito unico, la Democrazia Cristiana, appunto, attorno a cui convogliare tutte le forze cattoliche. Dall'altro lato però si notano anche tensioni che si manifestano all'interno di questa cornice, che rinviano a modi diversi di concepire l'impegno pubblico dei cattolici. Per esempio, quale forma dare al partito o all'organizzazione sindacale, quale presenza dei cattolici nei campi dell'istruzione, della cultura. E qui naturalmente basta pensare alle divergenze tra le posizioni sostenute da De Gasperi da un lato e quelle difese da Dossetti, La Pira dall'altro, no? Ecco, queste differenti sensibilità emergono, si confrontano, spesso animatamente, e diciamo in un'Italia che appunto sta cercando di ricostruire se stessa. Il parallelo non so se è calzante con quello che accadrà nel post-Covid, ma certamente almeno qualche assonanza in testa, questo parallelismo forse ce lo dovremmo avere. Ecco, però questo, chiedo davvero la parola a Alberto Melloni, se può appunto approfondire questo aspetto, che il ruolo dei cattolici svolto in questo periodo cruciale della storia italiana e devo dire forse anche europea, quando appunto si pongono soprattutto in Italia le basi per poter parlare di cattolicesimo politico. Prego. Non sentiamo forse. Eccomi, scusate. Dicevo, lasciatemi prima di iniziare a ringraziare ancora le fondazioni, il sindaco per questa iniziativa così, così importante, così appropriata e così giusta. Il debito che tanti di noi, io senz'altro, abbiamo con Luciano è un debito che credo va onorato all'altezza intellettuale a cui lui sempre si è voluto porre, si è posto, e dunque mi sembra giusto farlo così. E vengo su quello che è il tema di questa conversazione. Qualche anno fa organizzammo alla Fondazione Gorieri con Luciano un pomeriggio dedicato a un tema che sembrava essere un po' provocatorio, che era quando i cattolici non erano moderati. Era un tema che ci sembrava giusto affrontare in un momento in cui, un po' anche oggi, l'autocertificazione di moderatismo sembrava essere la patente essenziale per poter avere voce pubblica, che evocava esattamente quella stagione a cui faceva riferimento Carlo Altini, cioè quel momento del primo dopoguerra, dei primi mesi del secondo dopoguerra, diciamo così, nel quale il cattolicesimo deve fare i conti con quelle che sono le sue grandi responsabilità davanti al paese, davanti a se stesso. E proprio per la ragione che lui diceva e che citava anche all'inizio, il sindaco mi sembra che sia una cosa sulla quale riflettere. Perché il cattolicesimo faccia in un'Italia liberata e non sconfitta, cosa che non era per nulla scontato che fosse. Liberata e non occupata, cosa che non era per nulla scontato che fosse.
complicata ma non fatta a pezzi come la Germania, cosa che non era scontato che fosse. E tutto questo non scontato veniva da un merito resistenziale nel quale il cattolicesimo aveva dato un contributo non piccolo. Quando si arriva lì vengono al pettine i nodi, perché i capelli della storia sono così, ogni tanto ci passa al pettine i nodi li trova. I nodi che trovava erano nodi piuttosto antichi. Un nodo era quello di una grande componente della società nazionale che rappresentava una parte enorme delle masse popolari, che era rimasta fuori dalla porta dello Stato. Fuori dalla porta dello Stato è un'immagine di Pierluigi Bersani, quindi pago il copyright, e trovatasi fuori dalla porta dello Stato insieme ai socialisti, e quindi costretta ad inventarsi fuori dalla posta dello Stato una società che non era lo Stato, che era la società della cooperazione, delle casse agrarie, della mutualità, delle scuole popolari, di un tentativo di fare tutte quelle cose che lo Stato liberale non faceva perché aveva un'altra agenda e un altro orizzonte. Quell'esperienza enorme, pensate quanto ne sentiamo noi oggi la mancanza dopo l'affondamento di una parte di quelle esperienze, e quella eredità si ripresentava come un'opportunità questa volta da non sciupare, da portare non alle porte dello Stato ma dentro la costruzione dello Stato. C'era un fascicoletto di Giorgio Lapira uscito per i tipi di cronache sociali, architettura dello Stato democratico, che voleva semplicemente affermare questo, che il tempo nuovo in cui si viveva era il tempo nel quale queste istanze che erano state generate appunto là fuori, nella contesa per le aie contadine della campagna, veniva portata dentro le istituzioni statali. C'era una seconda questione che gravava su quel tempo e che non sarebbe passata mai più, e cioè che la fine del non expedit in realtà arriva sì con il 19, ma arriva prima col patto Gentiloni. Patto Gentiloni nel quale i cattolici entrano in politica con una funzione fondamentalmente antisocialista. Cioè le componenti della società che avevano condiviso questa estraneità allo Stato e la costruzione di una socialità dell'eguaglianza, laddove c'era invece un'idea diversa della costruzione delle istituzioni nel mondo liberale, si trovano, come dire, costruite in una specie di contrapposizione non del tutto naturale, non del tutto ovvia, non del tutto immotivata, naturalmente, che però rimane come una specie di imprinting e una maledizione. Quando volete sapere se il cattolicesimo va maluccio in questo paese, spesso va maluccio quando gli viene chiesto di essere il portatore di una spinta anticomunista. Questo è stato talmente forte che un grande dirigente di calcio, negli anni 90, inventò un anticomunismo a comunismo morto in un partito che si chiamava Forza Italia, e quel sistema funzionò, perché il campanello dell'anticomunismo della Chiesa sembra non finire mai di suonare, quando lo si pigia suona. Allora il problema era quello di riuscire a superare quella stagione, a far sì, la Costituente era questo, la Costituzione è questo, un luogo nel quale gli antagonismi ideologici che potevano esserci, le convergenze ideologiche che potevano esserci, trovavano una finalizzazione diversa, che era una finalizzazione per la costruzione di un'identità democratica del paese e di una configurazione democratica del cittadino. Qualcuno forse ricorderà la primissima discussione in sottocommissione prima, fra Togliatti, Dossetti, dove ci sono i grandi capi che... E si discute su cosa deve, su quali sono le libertà che la Costituzione deve tutelare. E la mozione che passa, la prima mozione Dossetti della Costituente, è quella che devono essere tutelate quelle libertà che sono necessarie alla costruzione della società democratica. E questo è stato anche questo un imprinting talmente forte che alla fine non si è mai più cancellato. Non c'è stata nessuna deriva, né tentazione autoritaria, né deriva affaristica, né degenerazione corruttiva che abbia in fondo cancellato quest'idea che ci sono delle libertà che noi difendiamo non perché sono la libertà dei gusti o la libertà del capriccio, ma sono quella libertà che costruisce una democrazia aperta a tutti quanti. E la terza questione che veniva al pettine in quel momento lì era quello di rendersi conto di quella che era stato il consenso cattolico al fascismo.
il modo in cui il fascismo aveva saputo impossessarsi delle paure del cattolicesimo, delle paure del mondo moderato, e trasformarle grazie ad una cosa di cui noi oggi vediamo con più chiarezza le origini rispetto ad allora. Quando all'inizio del secolo Pio X decise di fare una delle, il grande prototipo di una campagna repressiva, la campagna antimodernista, quando decise di produrre un clero decerebrato, apriva le porte a quello che sarebbe stato il fascismo. E reagire a questo voleva dire riuscire a mettere assieme sullo stesso piatto una passione intellettuale e una passione politica che camminavano di pari passo. Luciano è in un certo senso l'espressione della lunga durata anche qui di questa intenzione. Cioè il cattolicesimo può dare un contributo al paese non semplicemente attraverso la propria forza organizzata, attraverso lo spostare voti, come credevo un po' ingenuamente qualcuno, ma soprattutto attraverso lo spostare idee, attraverso un lavoro di movimentazione delle idee. Questa esperienza è quella che genera la costituzione di questo paese e che genera la possibilità di scrivere una storia politica diversa da quella che si poteva temere anche solo qualche mese prima della fine della guerra. Non un paese dilaniato dalla guerra civile, dove alla fine diventava necessario ricostituire un autoritarismo di stampo occidentalista e atlantista per rimettere le cose in ordine, ma un paese che era in grado di esprimere la sua capacità democratica fino in fondo. E i più intelligenti di quella generazione, Aldo Moro per dirne una, vedevano il fluire del tempo come un fluire nel quale anche quell'infarto democratico che era stato la fine del tripartito e la rottura dell'alleanza resistenziale tra socialisti, democristiani e comunisti, avrebbe potuto trovare un suo superamento. E se ci pensate bene, fa impressione perché quando Moro si immagina come si sarebbe usciti da lì, accettando una transizione centrista e poi un'apertura a sinistra e poi una fase nella quale preambolo e premessa ad una democrazia delle alternanze sarebbe stata un'alleanza fra comunisti e democristiani, ebbene tutto questo si svolgeva nell'arco di 30 anni. Se guardate i 30 anni che ci stanno alle spalle e vedete quanto poco di idee ci sia stato, quanto siamo stati sballottati, presi a calci dallo spread e dal virus, dal vaccino e dai subprime, e vi rendete conto di come quel nucleo intellettuale, morale che stava là dentro abbia avuto un'importanza decisiva per noi. Un'importanza nella quale, ed è l'ultimo punto che mi permetto di sottolineare in questo, su questo primo aspetto, un nucleo che conosce appunto una amara disillusione ed un'amara sconfitta fra il 47 e il 49. La disillusione e la sconfitta di vedere che, come diceva Dossetti, il romanzo della rivoluzione è presto finito, l'idea di una fase costituente nella quale si costruiva non un ricominciare dello Stato liberale, non l'Eridice Bamus di Benedetto Croce, ma si costituiva invece un percorso democratico nuovo nel quale la concorrenza a sinistra fra democristiani e comunisti era una concorrenza sui temi della giustizia sociale, non sui temi della paura di Stalin. Bene, tutto questo finisce in una serie di eventi che rotolano fra il 47 e il 49, con prima la rottura dell'alleanza tripartita, poi le elezioni del 1948 e il grande investimento ideologico attorno a quelle elezioni, e poi alla fine la dimostrazione che passa da un famoso e mai uscito fascicolo di cronache sociali e il tentativo fallito di immaginare che ci potesse essere un partito laburista cristiano a sinistra della DC, perché la soluzione del partito unico dei più partiti non era esattamente la stessa cosa che noi potremmo percepire se guardiamo la storia democristiana degli anni 80, dei tempi del CAF, Classe Imperatori Forlani.
Da un lato c'era chi, come Monsignor Tardini, immaginava che la presenza di cattolici in più partiti, anche nei comunisti, fosse un modo per garantirsi delle leve operative, e chi immaginava, come Montini, che l'unità politica dei cattolici dovesse servire a garantire che il cattolicismo non sarebbe stato l'incubatore di pulsioni antidemocratiche. Bene, quella stagione, quella storia che incomincia diventa l'incubatore di tante esperienze, anche di esperienze, quella personale di Luciano Guerzoni è una di queste, che da quella delusione, diciamo così, della DC così risalente nel tempo, maturano altre scelte e il tentativo di cercare, diciamo così, autonomamente e da soli a sinistra una soluzione per i problemi di un paese che si stava incartando. Bene, grazie per questo primo contributo di riflessione. A questo punto, diciamo, vorrei una seconda questione, scivolando un po' avanti negli anni, magari rispetto alla questione che avevo posto all'inizio, e mi riferisco in questo caso ai primi anni 60. Cioè, fin dal suo annuncio compiuto da Papa Giovanni XXIII, il Concilio Vaticano II segna un momento decisivo tanto per la vita della Chiesa quanto per la ridefinizione delle relazioni tra cattolici e società. Allora, lungi da me naturalmente ridurre il Concilio Vaticano II a un evento che riguardi la storia politica meramente italiana. Sappiamo bene quanto il Concilio Vaticano II sia, se utilizzassimo un linguaggio contemporaneo, un evento globale, no? Sostanzialmente. Quindi stiamo parlando di una cosa che supera naturalmente i confini della politica italiana, ma naturalmente sappiamo quanto il Concilio Vaticano II abbia segnato la politica italiana, abbia segnato una stagione e ha visto appunto il protagonista Luciano Guerzoni, e sappiamo anche quanto abbiamo qui la fortuna di avere uno dei massimi studiosi di questi temi, appunto proprio Alberto Melloni. Ecco, allora, con il Concilio Vaticano II, forse per la prima volta in modo organico e consapevole, viene posta la questione del rapporto tra Chiesa e modernità, e soprattutto ci si interroga sul ruolo dei laici di fede cattolica. Il Concilio Vaticano seppe dare voce ai fermenti di rinnovamento che già da tempo circolavano, ma allo stesso tempo contribuì alla nascita di una galassia di organizzazioni, di movimenti cattolici che si ponevano in dissenso più o meno aperto rispetto alle gerarchie e che rivendicavano la necessità di una riforma interna, ma soprattutto di una partecipazione più ampia alla dimensione politica sostanzialmente, e anche di un modo alternativo di intendere i processi di modernizzazione che attraversavano l'Italia. Appunto, di quella intensa stagione Luciano Guerzoni fu una figura autorevole. E quindi allora chiedo ad Alberto Melloni se può delineare in forma sintetica un quadro dei più rilevanti indirizzi che sono spesso compresi sotto la definizione di cattolicesimo sociale relativamente agli anni 60 e a ciò che, diciamo, il Concilio Vaticano II ha prodotto in quella stagione. Ma dunque, l'interpretazione del rapporto fra il Concilio e la politica in Italia è una questione estremamente delicata, perché da un lato il Concilio rappresentava, poteva rappresentare e ha rappresentato per un'intera generazione di cattolici la liberazione da una specie di fatalismo politico, quella concezione tipica degli anni grigi del centrismo anni 50, pieni di boom economico e così poveri di progresso sociale, quelli di Don Milani, ecco, per dirla con una parola, in cui il ringhio per l'ingiustizia montante e il classismo che ritornava forte non aveva espressione. Il Vaticano II arriva in un cattolicesimo italiano che, a differenza di altre esperienze cristiane, è estremamente immaturo, dominato dal collateralismo democristiano e dominato dal fatto che questo collateralismo è un collateralismo che non conosce pietà e non conosce eccezioni. Negli anni 50
le crisi, le grandi cacciate dentro il mondo cattolico, Dorigo, Rossi, lo stesso Don Milani, sono il segno di una come dire, pesantezza istituzionale che diventa repressione, censura, in qualche caso addirittura autocensura a questo livello. Quello che il Concilio fa è quello di liberare delle grandi energie spirituali, di rimettere l'esperienza cristiana al centro della propria visione e di ridarle una possibilità di espressione diretta, di far nascere l'esperienza cristiana e far vivere l'esperienza cristiana dentro i grandi temi ecclesiologici, le questioni della liturgia, l'aspirazione all'unità dei cristiani e un modo di porsi nel rapporto fra i fedeli e i pastori, nel quale la libertà non è più considerata una parolaccia, una forma di turpiloquio, ma un'esigenza alla quale attenersi, nella quale muoversi, e che consente ad una generazione di cattolici, è quella di Luciano Guerzoni per l'appunto, di interpretare questo tempo anche nel momento in cui nuove istanze politiche si affacciano e nel quale le esigenze incomprimibili fanno finalmente sentire se stesse. Chi ci metterete poco su YouTube a trovare il famoso discorso di Moro alla direzione della DC del febbraio 68, quello che incomincia "Tempi nuovi si annunciano", e nel quale lui dice che questi tempi nuovi sono i tempi nei quali intere generazioni e componenti della società non accettano più rinvii, non accettano più ritardi. Siamo qualche mese prima del maggio francese, in cui, come dire, è singolare che Aldo Moro abbia questa capacità di intuizione su quello che sta per accadere. Per cui c'è una generazione nella quale l'eredità conciliare, la riscoperta della scrittura, la riscoperta della liturgia, l'appropriazione dell'istanza ecumenica si salda con l'idea che questo possa essere partecipato all'interno di un processo politico, nel quale maturano istanze che sono apparentemente simili ma non sono del tutto identiche, perché da un lato esiste una ripoliticizzazione della fede a sinistra. L'idea che in fondo il problema era semplicemente quello di prendere il vecchio modulo della politicizzazione della fede, del collateralismo, chiamatelo come credete, e di prendere questa istanza e di trasferirla verso sinistra, spostarla più a sinistra nel quadrante politico. Ma c'è invece un'altra posizione, quella che riguarderà la sinistra indipendente in modo particolare, che è il tentativo di trovare una saldatura utopica fra un impegno politico nuovo e diretto e il superamento esattamente di quelle forme di collateralismo. All'inizio di questa conversazione, Roberto Salvarani citava l'esperienza di Bozze, la rivista fondata da Raniero La Valle, da Luciano, da Pino, da Pace e da Enzo Bianchi nel 78, che è esattamente questo. C'è un tentativo di riuscire ad immaginare che sia possibile saldare l'istanza di rinnovamento ecclesiale con una partecipazione a quelle che sono le aspirazioni di giustizia che vengono più forti e un'esperienza a sinistra nel quadrante politico che riesca ad intercettare queste dimensioni e a rompere, anche questo va detto, quello che era un semplicismo persistente, ancora continuava ad abitare, che forse qualche volta abita ancora nei partiti della sinistra italiana, e cioè che alla fine che la Chiesa si debba badare perché i preti ci hanno in mano un po' dei pacchettoni di voti. E che dunque il problema sia quello di riuscire ad avere buoni rapporti con anche questo segmento degli, oggi si direbbe degli influencer, che sono in grado di spostare dei pacchetti di voti. Non era certo la prospettiva di quella generazione che invece immagina che la difesa della laicità dello Stato, tema carissimo agli studi del Guerzoni ecclesiasticista,
e fosse un valore al tempo stesso, coincidentemente, civile e spirituale. Che fosse possibile trovare questo punto utopico di connessione fra la perfetta identità di questo, dell'una e dell'altra cosa. E dunque anche la capacità di aspettare i tempi mediocri della politica e anche di fare, come dicevo un famoso titolo di un film, di fare la cosa giusta, anche quando questa aveva delle dimensioni nelle quali non c'era più una istanza di pulsione ideologica, ma c'erano invece delle istanze molto più pragmatiche di costruzione di un percorso di cammino verso la giustizia che qualche volta viene chiamato con un eufemismo un po' sospetto riformismo. E nel fare le cose che Luciano Guerzoni ha fatto, questa è una dimensione essenziale. Ne cito una perché è una cosa alla quale sono affezionato, una cosa che sta producendo adesso degli effetti e che mi è sembrata molto, molto bello che Luciano abbia visto nel suo nascere e poi che, come dire, andrà avanti nel tempo. E quando è sottosegretario al Ministero dell'Università e della Ricerca, Guerzoni lavora ad uno strumento super tecnico di una aridità desolante, che è la tabella delle classi di concorso. Una cosa che avrebbe tolto l'entusiasmo anche a un toro. Ecco. In questo lavoro di cesello politico, fatto con quel senso del destino comune che citava all'inizio il sindaco, Guerzoni riesce a far passare una laurea magistrale, la LM64, di Scienze delle Religioni, che rappresentava il tentativo e il sogno di veder ritornare nelle aule università la teologia, non come forma di surrogato del privilegio confessionale, non un'ora di religione per universitari, ma come un grande elemento di produzione, di cultura, di conoscenza, di sapere critico, giuridico, storico, teologico, biblico, che potesse avere all'interno dei dinamismi. La L64 passò perché ci riuscirono lui, Zecchino, Berlinguer a infilarla dentro, però poi è sempre stato oggetto di una continua forma di limatura e di vessazione, finché il 13 febbraio del 2019, grazie ad un accordo fra Italia e Santa Sede, apparentemente dedicato a riconoscere i titoli ecclesiastici, è diventato possibile far funzionare l'M64 per riportare la teologia in università. E la cosa accadrà dall'inizio del prossimo anno accademico a Palermo e da quello dopo in una interateneo a Bologna dell'Università di Modena-Reggio, di Bologna, della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna. 150 anni e 8 giorni dopo le leggi che l'avevano soppressa ed espulsa. Ed è, mi sembra, un piccolo segno di quello che era l'azione politica per figure come quella di Luciano Guerzoni, cioè al tempo stesso tenere molto alto lo sguardo sull'orizzonte dei fini ultimi, sulle istanze di giustizia senza compromissioni, senza accomodamenti, senza cedimenti a quella parola così tipica del lessico andreottiano che ne aveva fatto il titolo della sua rivista e che oggi viene usata come se fosse una parola normale, che era concretezza, parola che faceva venire i brividi a quella generazione. Cosa voleva dire concretezza? Le cose se si fanno si fanno, se non si fanno non si fanno. E voleva dire guardare non tanto alla concretezza dello spiccio, trafficare delle piccole cose, ma guardare a un orizzonte alto e al tempo stesso accettare e fare fino in fondo quello che era un dovere del mestiere politico. Mestiere politico nel quale gente come Guerzoni, ma valeva per tanti dei suoi compagni della sinistra indipendente, si coniugava non a caso ad un profilo intellettuale molto alto e molto forte, ad una esperienza di studio molto intensa e molto qualificata, perché non ci poteva essere, come dire, una riduzione tecnicalistica
di quelli che erano gli orizzonti della vita del paese. E in questo il frutto del concilio diventava per un uomo della sua generazione, per quelli della sua generazione, una specie di tesoro infinito che poteva essere, come dire, usato in maniera diversa, ma non rappresentava mai un punto di delusione, perché alla fine continuava ad essere la fonte di un insegnamento, di una cosa, di un'attenzione nella quale le dimensioni vive, vitali della vita ecclesiastica, del congegno ecclesiastico. Guerzoni è stato il successore di Dossetti sulla cattedra di Modena, metteva ancora una volta insieme i massimi sistemi, come diceva Don Giuseppe, e portava ad avere un'attenzione bioculare su entrambe le dimensioni molto, molto forti. Credo che l'ultima cosa che Luciano ha scritto, se non mi sbaglio, sia stato un articolo sulla tragedia di Bose, che è uscito su Adista nel mese di giugno, ancora una volta testimonianza di una capacità di riuscire a tenere insieme il filo della vicenda ecclesiale in tutte le sue dimensioni e il filo di un orizzonte più alto. Ringrazio Alberto Melloni per la lucidità, la chiarezza con la quale ha esposto questi temi, ma anche per la sinteticità, e questo credo ci consenta anche una terza questione che ci avvicina all'oggi, cioè a quei temi da cui siamo partiti all'inizio con l'intervento del sindaco, con anche gli auspici di Alberto Melloni, anche alcune mie considerazioni oltre a quelle di Brunetto Salvarani, cioè che sono quelle di appunto aver cercato di organizzare un'iniziativa che non fosse solo ed esclusivamente commemorazione, ma anche fosse un momento di riflessione sul nostro passato, sulla nostra storia, per cercare di capire quali potrebbero essere visioni future, prospettive future, a partire da questo tema del ruolo dei cattolici in politica. Ecco allora che vengo brevemente all'ultima questione che mi sembra ci porti in questa direzione, no? Di un'apertura verso scenari possibili nei prossimi anni. Ricordiamo che tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90 il sistema partitico italiano subisce una crisi irreversibile che travolge anche la Democrazia Cristiana, la cosiddetta Tangentopoli. Ecco, però il trentennio che è seguito da allora è stato caratterizzato da numerosi tentativi di riposizionamento dei cattolici nella sfera politica. Tentativi che hanno conosciuto fortune alterne, alcune anche imbarazzanti, mi permetto di dire, insomma, ecco, di fronte anche a un processo naturalmente di crescente secolarizzazione della società. Ecco, allora chiedo ad Alberto qual è il contributo che oggi i cattolici possono offrire alla vita pubblica italiana, e più in generale appunto se la cultura religiosa è ancora in grado di fornire, naturalmente in chiave non strettamente confessionale, una griglia concettuale, un orizzonte di senso per mezzo dei quali decifrare il presente e progettare il futuro. Personalmente credo sia un ruolo imprescindibile nella politica italiana quello che dovrebbero e che dovranno giocare i cattolici, intesi non come setta naturalmente, ma come deposito di senso, come deposito di senso per una strutturazione futura del nostro vivere insieme, della nostra idea di bene comune, della nostra visione di legame sociale. Ecco, voglio dire, credo che il ruolo dei cattolici in un contesto così difficile all'interno del quale siamo calati dovrebbe essere davvero in primo piano, ripeto, non come setta, ma come deposito di senso per ricostruire il legame sociale. Prego, Alberto. Dunque, sul futuro non ho la più pallida idea, naturalmente, però su quello che è il passato prossimo e il presente credo che ci siano alcune cose che si possono vedere molto, molto chiaramente. La fine della Repubblica dei Partiti si è coniugata con una illusione che ha portato ad una sanzione molto grave. La formula, anche qui non è mia, do l'autore, Davide Sassoli, a forza di voler fare una democrazia senza partiti,
abbiamo solo fatto dei partiti senza democrazia. E questo è stato un grande guaio. Un grande guaio che ancora una volta ha visto, come normale che sia, il cattolicesimo italiano in una posizione di responsabilità. Io appartengo a una famigliola intellettuale nella quale è convinzione comune che quando in Italia c'è un guaio, quasi sempre i cattolici un po' di colpa ce l'hanno, perché sono talmente spalmati sul paese, talmente espressivi di una realtà diffusa, che non può che essere così. Io ricordo a tutti che lo scalcinato clero italiano, prima del Covid, portava messa 3 volte i manifestanti dell'articolo 18 di Cofferati ogni domenica che Dio mandava in terra, e molti di più per Natale. E che questa grande diffusione fa sì che ancora oggi, da un punto di vista squisitamente sociale, il cattolicesimo romano sia l'unica realtà che davvero unifica l'intero paese oltre la mafia. E, perché attraversa tutto il tessuto produttivo, tutto il tessuto sociale, tutti i sistemi di autocomprensione e di comprensione di sé. Questo grande corpo sociale è stato ibernato, paralizzato e ammutolito da una scelta politica molto precisa, molto chiara, perseguita con grande lucidità da un uomo delle nostre telecamere, delle Ruini, il quale nel momento della crisi dei partiti ha deciso che era utile per la Chiesa italiana appoggiare chi la faceva sentire più rilevante. La faceva sentire più rilevante e che dunque nel gioco politico del tentativo dell'Italia bipolare del 94-96 era Silvio Berlusconi l'uomo che la faceva sentire più rilevante rispetto a Romano Prodi. Era la destra piuttosto che la sinistra. Non c'era nel cardinale Ruini, penso che sia documentabile storiograficamente, nessuna indulgenza nei confronti di quello che Berlusconi poteva rappresentare, non c'era nessuna ignoranza di quello che oggettivamente veniva a rappresentare, ma c'era questa lucidità. Questo aveva bisogno, un percorso politico aveva bisogno però di una guida forte e sicura e di una guida fondamentalmente monocratica, e che dunque aveva bisogno che il cattolicesimo romano avesse soltanto un'espressione che era la sua. Questo ha insegnato all'episcopato italiano un mutismo che ancora oggi, che dell'episcopato che era in carica quando c'era Ruino è rimasto ancora più niente, però rimane la cifra principale dell'episcopato cattolico. Quell'episcopato che fa fatica ad esprimersi, soprattutto ad esprimersi su di sé. E del cattolicesimo che si è ritrovato all'interno dei vari partiti ha portato ad una forma, come dire, di autorappresentazione che ha qualche cosa di paradossale. Se delle cose che ho detto prima ce ne sono una buona parte che sono vere, e forse alcune vere ci sono, e è curioso che oggi la presenza politica del cattolicesimo romano sia segnata da due polarità. Da un lato il superintegrismo della destra clerico-fascista, quello l'integrismo familista, l'integrismo omofobo, l'integrismo razzista, l'integrismo islamofobo, che poi diventa fatalmente integrismo antisemita, punto e basta, a un certo punto. E dall'altra parte invece un'espressione di cattolicesimo nella quale è proprio la tradizione dell'ultima coda democristiana che rimane quella rappresentativa. E definita, sembra finita nel nulla, quell'aspirazione a mettere assieme un'istanza civile e un'istanza intellettuale e un'istanza spirituale con la stessa intensità. E lo dico, come dire, in maniera sufficientemente, spero che lo si capisca, scherzosa e rispettosa. Però se oggi si deve dire cosa c'è stato di cattolico nelle classi dirigenti dei più alti livelli del nostro paese, è interessante perché da un lato c'è una specie di
grande, di fortissima presa. Il capo dello Stato, la Presidente del Senato, il Presidente del Consiglio e il suo predecessore, che però non si qualificano per una provenienza da dentro il percorso ecclesiale, ma per altre caratteristiche biografiche loro, che sono quelle che più o meno sono, verrebbe da dire, sociologicamente comuni all'interno del nostro contesto. Allora, il problema della Chiesa italiana di oggi e il problema dei cattolici italiani di oggi è il problema che secondo me sta tutto dentro una parolina corta e molto decisiva, che è la parola sinodo. Nel 2015 Papa Francesco incominciò a dire che bisognava che la Chiesa italiana si mettesse in stato sinodale, cominciasse un cammino sinodale. Poi ha detto che non lo voleva fare, ma non voleva che i vescovi lo facessero perché lui lo comandava. E poi tre settimane fa, ha detto che devono fare un sinodo. Cosa vuol dire fare un sinodo? Un sinodo vuol dire fare una procedura omeopatica con la quale si prende la causa dei mali, che sono i vescovi, e le si trasforma nella cura. E questo è una cosa di cui il Paese ha bisogno, perché come tutti quanti vediamo, il Paese uscirà da questa crisi pandemica, non sappiamo nell'arco di quanto tempo, ma sappiamo senz'altro come. Uscirà sbriciolato, uscirà con costruzione di altro debito sulle generazioni future, che è difficilissimo immaginare come possa essere sopportato e portato in un trend come quello demografico ed economico che ci aspetta. Uscirà sbrindellato in quelli che sono i suoi legami sociali, uscirà con l'idea che dare l'assalto ai parlamenti, l'abbiamo visto a Capitol Hill in gennaio, e in un certo senso c'è stata una rappresentazione più casereccia qua da noi, ma non meno angosciante e terribile come quella che abbiamo visto ieri l'altro, e dove la questione era questa della violenza di piazza, la violenza contro le istituzioni democratiche. Non era questione che sfasciare le vetrine è una cosa bruttissima e non va bene, ma sfasciare le vetrine e abbattere le transenne per andare dentro la Camera dei Deputati è un'altra cosa. Bene, in tutto questo il cattolicesimo avrà una responsabilità gigantesca. O diventa capace di guardare negli occhi i problemi che escono enormi da sotto il tappeto su cui erano stati spazzati nei decenni passati, e quindi sarà capace di trovare, di rappresentare per il Paese un baricentro dell'interesse generale, un baricentro che sia capace di mettere i problemi all'altezza del più piccolo, se no per questo Paese ridiventerà molto difficile, perché diventeranno masse inerme a disposizione degli spacciatori di paure, dei venditori di odio, dei fabbricanti di pregiudizio, che sono industrie molto fiorenti in tutta quanta Europa e anche da noi, e che rappresentano una minaccia che incombe su ciascuno, ma che proprio per questo chiama ciascuno ad una responsabilità. E per questo, e ho finito, io penso che testimonianze come quella di Luciano, questa capacità di mettere assieme la tensione intellettuale, quella civile, quella spirituale, costituiscano un esempio e una seminagione che io penso possa portare del frutto. Bene, io credo che abbiamo finito con il nostro dialogo, quindi darei la parola naturalmente a Brunetto per avviarci poi all'intervento di Giovanna Guerzoni. Sì, grazie. Beh, intanto però ne approfitto, avendo la parola, per recuperare proprio quest'ultima istanza che ci ha proposto Alberto Melloni. Credo che le ragioni del sinodo, l'accompagnamento di quello che a questo punto immaginiamo debba avvenire, ma la questione è come avverrà, con quali contenuti e con quali prospettive, potrebbe essere sicuramente un filo che accompagna la prosecuzione di questo inizio di percorso, perché lo ricordo, questo davvero
da parte delle fondazioni che hanno organizzato questo pomeriggio c'è l'intenzione di proseguire. Certamente questa parolina, come dice lui, questa piccola parola sinodo, potrebbe essere nei prossimi anni una parola che ci aiuta a scuotere le coscienze, a cominciare dalle nostre coscienze e a inverare le ragioni dell'impegno di Luciano e non solo del suo. E a proposito di questo, allora, per l'intervento conclusivo, con molta gioia do la parola alla dottoressa Giovanna Guerzoni dell'Università di Bologna, che è figlia di Luciano ed è nostra amica, e siamo molto felici che sia qui con noi a concludere questo pomeriggio. A te, Giovanna. Bene, buon pomeriggio, felice di essere qua con voi, spero che mi sentiate, che la mia connessione non è una meraviglia oggi pomeriggio, ma ho gradito moltissimo gli interventi di questo pomeriggio, la loro densità. Quindi innanzitutto desidero ringraziare la Fondazione San Carlo, la Fondazione Pietro Lombardini, la Fondazione Ermanno Algorieri e tutte le istituzioni cittadine che hanno promosso questo incontro online, nella speranza, come diceva giustamente Brunetto, di proseguire e magari di riuscire prima o poi a proseguire in presenza, cosa che sentiamo tutti come un'urgenza quasi esistenziale, mi verrebbe da dire, no? E desidero ringraziare le fondazioni e chi vi lavora, chi poi porta avanti e ha promosso questo momento dedicato a mio padre, soprattutto per l'impostazione che è stata data all'incontro di oggi, no? Mio papà non avrebbe certo gradito, mi sembra quasi di ascoltarlo, che ci fosse un evento dedicato a lui, al suo percorso di vita, quanto invece avrebbe molto dedicato l'impostazione che è stata data a questo pomeriggio, cioè essere occasione per uno sguardo più ampio, per un confronto che ispirato al suo percorso desse modo a una condivisione di una su un tema così importante e mi verrebbe da dire poco esplorato, nel senso non che l'Accademia o gli esperti non l'abbiano esplorato, quanto invece forse nella consapevolezza che mi viene da dire ha a che fare con quella dimensione di società civile alla quale mio padre ha dedicato molte delle sue energie. E quindi ringrazio moltissimo questo dialogo tra Carlo Altini e il professor Alberto Melloni, perché così in questa lettura diciamo agita, no, di questo passato recente ci dà modo di ripensare al presente, in qualche modo anche al futuro, seppure con le nubi che lo attraversano. Quindi io il mio non può essere un intervento conclusivo, questo lo sapevo fin dall'inizio, perché non sono nelle condizioni di poter tirare le somme delle tante cose dette e anche delle tante cose tra le righe, mi sembra, no? Che ci sono state nel nostro discorrere di oggi. Mi permettete di fare solo qualche nota a margine, no? Forse per rilanciare questo dialogo in altre forme e in altri momenti. Note a margine necessariamente perché altri meglio di me hanno saputo e sapranno ripercorrere una parte del Novecento che mio padre ha attraversato con grande consapevolezza, no? Su questo io l'ammiro molto, perché invece mi trovo decisamente in una posizione di minore consapevolezza di quello che succede intorno a me. Ma a margine anche perché necessariamente il mio punto di vista declina un po' alcuni dei temi trattati su una dimensione, se volete,
più familiare, non perché io voglia scivolare nei ricordi di famiglia, che non è questo il luogo né la sede, ma nel senso che in fondo una delle caratteristiche di mio padre, direi proprio sul piano dell'impegno politico, è stato quello di tenere insieme fede politica, come è stato ricordato, ma anche pubblico e per certi versi privato, no? Senza grandi proclami, ma in fondo concedendo a questa connessione una sua riflessione specifica. E a margine anche perché, qui ci metto un po', se volete, della mia ricerca, che insomma che cerco di portare avanti con pazienza e umiltà, nella prospettiva dell'antropologia, lo sguardo le note a margine sono anche uno sguardo dai margini, no? E in questo senso mio padre ha molto, secondo me, praticato lo sguardo dai margini, in questa sua dimensione di attesa, di ascolto di altri punti di vista, di rispetto concreto e attivo dei punti di vista altri rispetto al suo. In questa tensione che ha visto, secondo me, ha accumulato molte delle figure che sono state citate oggi, in cui l'impegno politico non è, se non è libero, democratico, plurale, certamente ispirato dalla fede, ma anche da una dimensione, è stato ricordato, di fortissima laicità. Devo dire che queste cose io le ho apprese sul piano educativo, no? Quando un po', se volete, dai miei margini di figlia, ho partecipato alle diverse fasi della storia politica della seconda parte del Novecento, no? Dalle lotte per il divorzio, che hanno impegnato tanti cattolici, con anche, diciamo, insomma, con ricadute non sempre facili, ai temi della giustizia sociale, della disuguaglianza, della pace, del disarmo e molti altri che potremmo citare, che spero avremo occasione di citare. E mio padre non amava le etichette, in questo senso ha sempre dialogato al di là delle appartenenze degli altri, pur riconoscendone per certi versi il bisogno e l'utilità per gli altri, era interessato piuttosto a condividere con altri, con chiunque fosse uomo di buona uomo e donna di buona volontà, la ricerca di cieli e terre nuove, anche con chi avrebbe dato a questi cieli e terre nuove un altro nome. E soprattutto era interessato a un collettivo interrogare, mi sembra, e forse meglio a una costante farsi interpellare da quei segni dei tempi che appunto sono il cuore, almeno per me che non sono uno studioso di questo, il cuore del Concilio Vaticano II. In un intervento di molto tempo fa diceva appunto che si doveva avere a che fare con un pluralismo trasversale sia alle società che alle persone, che in fondo l'impegno era porsi in una pluralità di differenti identità individuali e collettive, ciascuna delle quali rivendica riconoscibilità e cittadinanza. Un esercizio di riconoscimento della pluralità di ciascuno e di tutti, che porta certamente a una continua tensione nell'esercizio di ricomposizione delle proprie differenti identità e lealtà ad esse correlate. È un po' questa l'esperienza di dialogo fortissimo tra credenti e non credenti che mi sembra sia stato il cuore degli anni di impegno politico nelle diverse fasi che mio padre ha attraversato. È certamente una politica intesa come servizio che accomuna credenti e non credenti, è rivolta a una comunità che è percepita come plurale e che non può che pensarsi dalla parte degli ultimi come propria vocazione. Non voglio aggiungere molto altro, se non un pensiero che in questi ultimi mesi mi ha attraversato spesso e che mi ha fatto ripescare un vecchio, diciamo, insomma, certamente vecchio intervento di mio padre che si concludeva in occasione del 35esimo anniversario delle comunità di base, un suo intervento su tra passato e presente, quindi insomma in qualche modo
aveva a che fare con le linee di riflessione di oggi, ricordando le parole di Isaia che parlano della sentinella che attende la notte, no? La sentinella quanto resta della notte. E questa citazione, no, da Isaia l'ha sentita molto vicina in questi mesi. L'ho sentita vicina perché certamente la scomparsa di mio papà è stata diciamo un evento doloroso non solo per me, non solo per la mia famiglia, ma per molti altri che hanno condiviso con lui passioni, attese, obiettivi e temi di lavoro e di impegno politico. Ma l'ho sentita anche presente questa domanda rispetto ai mesi di fase emergenziale pandemica nella quale siamo, no? E che ci impongono una riflessione su non solo su quanto resta della notte, una domanda a cui credo molti di noi pensano, ma anche a che fare di questo tempo dell'attesa per uscire in una società che, come è stato ricordato, si ritroverà più fragile, più vulnerabile, più diseguale e più, diciamo, in cui sarà più necessario ripensare al nuovo volto della politica e dell'impegno tra fede e politica. E la risposta della sentinella è che viene il mattino, che l'aurora arriverà e che occorre domandare, ridomandare e ricominciare. Con questa tensione tra attesa e nuovi inizi, spero che ancora ci si possa ritrovare per un impegno rinnovato che rimetta in campo i temi forti che le tre fondazioni portano avanti, quello della cultura, quello dell'interrogarsi sulla fede e sulla politica e quello dei temi della giustizia e della diseguaglianza sociale e della ridistribuzione della ricchezza, che sono i temi che la Fondazione Gorrieri porta avanti sul piano della ricerca e dell'impegno politico. Vi ringrazio. Ovviamente siamo noi che ti ringraziamo davvero di cuore per questo intervento appassionato e degno davvero di concludere questo pomeriggio che, lo ripeto, vorrebbe essere un primo passo, e quindi ci diamo appuntamento ai prossimi passi, che in questo momento non riusciamo a immaginare neppure se saranno ancora online oppure dal vivo, ma che sicuramente ci siamo in una direzione che tutto sommato riprende proprio questa citazione degli A21 che ha fatto Giovanna e che accomuna due grandi uomini di queste terre. Tra l'altro mi viene da pensare, Dossetti, l'ultimo discorso in difesa della Costituzione, e Francesco Guccini, Shomer Mamilaila, sentinella quanto manca della notte. E io vi ringrazio a nome delle tre fondazioni che hanno organizzato, ma anche di coloro che hanno sostenuto col patrocinio il Comune di Carpi, l'Università di Modena, e l'Università di Modena, Unimore, e poi ricordo l'adesione del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari, della comunità di base del Villaggio Artigiano, della comunità deoniana, della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, della Fondazione SIAS di Modena e della Parrocchia della BVA di Modena. Grazie davvero a tutti quelli che hanno partecipato, a tutti quelli che sono intervenuti, e a rivederci su questi canali, a ripensare, perché davvero l'invito ultimo di non smettere di pensare, anzi di tornare a pensare all'altezza di questi tempi incerti e complicati, e non lo lasceremo cadere. Buona serata. Arrivederci.